Chi rimane in Gesù non pecca. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, Giovanni 1, 29, 34. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato ad Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Amen. Carissimi, ci sta accompagnando la figura di Giovanni il Battista ogni giorno, prima dell'evento dell'Epifania e del battesimo del Signore. Quindi stiamo accogliendo e ascoltando il primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni e vediamo che Giovanni il Battista accoglie Gesù che viene verso di lui e proclama, esclama: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Una frase che conosciamo davvero molto bene, ma una frase che purtroppo nella simbologia nostra odierna non la possiamo comprendere, in quanto la semantica semitica non ci appartiene. Il linguaggio della simbologia e dei segni di Israele oggi non li comprendiamo, anche se ci sforziamo, perché dire l'agnello e l'agnello di Dio, certo, pensiamo a qualcosa di puro, pensiamo a qualcosa che deve o dovrebbe essere sacrificato, ma la simbologia e la cultura semitica del tempo di Gesù a noi non è assolutamente nota e né compresa, in quanto al tempo di Gesù tutti gli ebrei avevano piena coscienza che senza un sacrificio, come dice la lettera agli ebrei, senza spargimento di sangue non c'era salvezza. L'uomo non era tranquillo, non si sentiva salvato. Quindi assolutamente nelle proprie famiglie, nella società, nei paesi, c'era bisogno di sacrifici. C'era bisogno di sacerdoti che compivano questo sacrificio. C'era bisogno di preghiere, di riti e ritualità, senza le quali non avveniva la salvezza. Giovanni il Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Ecco l'unico sacrificio che Dio Padre ha fatto, ha mandato il suo Figlio Gesù, che pagherà per tutti noi. Questa realtà, fratelli e sorelle, purtroppo non ci è nota così fino in fondo come lo era per loro. Perché, ecco un tema oggi sconosciuto, che cos'è il peccato? Nella prima lettura, che ogni giorno ci accompagna in questo tempo, con la prima lettera di San Giovanni Apostolo, siamo precisamente nel capitolo secondo, verso il terzo, Giovanni dice: voi sapete che egli, Gesù, si manifestò per togliere i peccati e che in lui non vi è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca, chiunque pecca non lo ha visto né lo ha conosciuto. Che cos'è il peccato? Il peccato non è tanto l'omicidio, la violenza, la menzogna. Non dobbiamo cadere in una moralità, in un moralismo. Il peccato è allontanarsi da Dio,
staccarsi da Dio. Perché San Giovanni dice, chi rimane in Lui non pecca. Comprendete? Peccare quindi è autogestirsi. Prendiamo il capitolo terzo della Genesi. L'uomo dubita che Dio lo ama, che Dio gli ha dato il meglio, che Dio gli ha dato tutto e cerca per sé un bene. Mangia quel frutto dell'albero che Dio gli aveva detto di non mangiare. Quante volte nelle nostre vite noi facciamo da soli. E questo modo di fare ci viene anche da uno stile di vita, da una religiosità, perché molto spesso noi incanaliamo la fede come una religione, quindi come un tempo al giorno, alla settimana da dare ad una divinità e poi ci stacchiamo e viviamo per conto nostro. Abbiamo fatto il nostro dovere da cristiani. Chi rimane in Gesù non pecca. Seguire Cristo significa rimanere in Lui. E Lui è l'agnello di Dio. Se io seguo Cristo, io ascolto Cristo. Io metto in pratica le parole di Cristo. E non pecco, perché sono in Lui. Quindi peccare è qualcosa che inizia spiritualmente, anche per ignoranza. E si traduce certamente in gesti, in atti, in parole, in pensieri, in azioni. Oggi abbiamo una bella notizia. Gesù è l'agnello di Dio. Gesù è la soluzione. Gesù è la luce vera. Chi rimane in Lui non pecca. Chi rimane in Lui è custodito dalla sua parola. Certamente è un tema molto delicato, il tema del peccato, perché noi immediatamente puntiamo il dito contro gli altri, contro il mondo o contro anche noi stessi. Ma qui la questione è: accogli Gesù come l'agnello di Dio, colui che ci ha meritato la salvezza, perché noi siamo salvi solo per il sacrificio unico di Gesù Cristo, non per i nostri meriti. Ma dobbiamo aderire a Lui, accoglierlo quotidianamente. Più aderiamo al Vangelo, a Gesù Cristo, alla Chiesa, alla Sua parola, più camminiamo nella santità, nella luce. E non pecchiamo. Quindi, fratelli e sorelle, coraggio, rimaniamo in Lui. Prendiamo in questo nuovo anno la decisione di stare con Gesù, nella Sua parola, con la Sua parola. Amen. Grazie Signore Gesù, perché Tu vieni a parlarci oggi. Grazie perché Tu sei l'agnello che il Padre ha mandato per me, per salvarmi da ogni male, da ogni peccato. Spirito Santo, io Ti chiedo, donami di essere immerso in Te anche oggi. Immergi la mia mente, i miei pensieri, le mie azioni, le mie parole, i miei sentimenti, perché io cammini nella santità. Perché in me non si trovi doppiezza, ipocrisia, mormorazione, giudizio, critiche. Spirito Santo, purificami, lavami. Ho bisogno di Te. Ho bisogno di avere un cuore pulito per seguirti. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, fratelli e sorelle, lo slogan di oggi è: chi rimane in Gesù non pecca. Come rimanere in Lui? Ascoltando, seguendo la Sua parola. Amen. E noi vogliamo aiutare tutte quelle persone che vogliono purificarsi ed essere lavati e guariti da Dio nel proprio cuore. Ecco perché proponiamo nel mese di gennaio e febbraio il corso La guarigione del cuore, dove noi sottomettiamo a Lui, a Dio, la nostra vita, il nostro passato, il nostro presente. E crediamo che solo Lui ci può guarire e ci dona la libertà vera. Domenica 14 gennaio a Torino e domenica 4 febbraio a Strona. Sul nostro sito potete trovare le iscrizioni.
Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate.